Vorrei cominciare questa analisi innanzitutto leggendo la poesia in lingua originale, perché sono convinta che in caso della poesia soprattutto è soltanto con una lettura nella lingua originale che si riesce ad avere e a percepire le sonorità della poesia. Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis, et que de l'horizon embrassant tout le cercle il nous verse un jour noir, plus triste que les nuits, quand la terre est changée en un cachot humide, où l'espérance, comme une chauve-souris, s'en va, battant les murs de son aile timide, et se cognant la tête à des plafonds pourris, quand la pluie étalant ses immenses traînées d'une vaste prison imite les barreaux, et qu'un peuple muet d'infâmes araignées vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux. Des cloches, tout à coup, sautent avec furie et lancent vers le ciel un affreux hurlement, ainsi que des esprits errants et sans patrie qui se mettent à geindre opiniâtrement. Et de longs corbillards, sans tambour ni musique, défilent lentement dans mon âme. L'espoir, vaincu, pleure, et l'angoisse atroce, despotique, sur mon crâne incliné, plante son drapeau noir. Dunque, che cos'è lo spleen? Spleen è una parola inglese che inizialmente significava milza, quindi bile. Successivamente, il termine assunse il significato di malinconia, disgusto, tedio esistenziale, sulla base delle antiche teorie mediche che situavano proprio nella milza la causa della sindrome depressiva. Già dal semplice titolo, quindi, si intuisce qual è il tema principale della poesia, espressione appunto di un malessere esistenziale, di una incapacità di reagire alla noia che paralizza. La poesia è composta da 5 strofe di 4 versi ciascuna. I versi sono alessandrini, cioè il verso classico della letteratura francese che corrisponde, diciamo, al nostro endecasillabo. Tutta la poesia si articola in due sole proposizioni o frasi. La prima frase si sviluppa lungo le prime 4 strofe ed è composta da 3 proposizioni subordinate, la 1, la 2 e la 3, più una proposizione principale. Le subordinate sono molto simili tra loro. Tutte cominciano con lo stesso avverbio di tempo, quando, e si sviluppano attraverso vivide metafore, il coperchio, il pipistrello, la prigione. Questa somiglianza, la ripetitività di una stessa struttura, insieme al fatto che le subordinate sono poste tutte e tre prima della proposizione principale, cioè la strofa 4, crea un clima di attesa, una certa suspense per quanto riguarda il seguito del discorso. Questa attesa, in gergo letterario, viene chiamata climax, per cui la disposizione in modo ascendente di certi elementi sintattici crea un clima di tensione e di aspettativa. La tensione accumulata lungo le 3 prime strofe, volutamente pesanti in struttura e contenuti, esplode nella 4ª strofa, nella proposizione principale. L'ultima strofa, che è anche l'ultima frase della poesia, nonostante abbia una propria indipendenza sintattica e anche visiva, perché separata dallo spazio bianco rispetto alle altre strofe, è legata alle altre dall'uso del segno tipografico del trattino e dalla congiunzione con la quale comincia, e. Essa rappresenta quindi una conseguenza delle strofe precedenti, una specie di rilassamento finale dopo l'esplosione del climax. Vediamo ora quali sono i campi semantici principali. Innanzitutto il senso fortissimo di claustrofobia. Si parla di un cielo basso che pesa come un coperchio. Si ha l'immagine di una prigione umida e altrettanto bassa, con un pipistrello che vola sbattendo le ali sulle pareti e che picchia la testa sul soffitto. Di nuovo l'immagine di una prigione attraverso le strisce di pioggia. L'umidità. La prigione è umida, il soffitto è marcio. C'è la pioggia, ma anche il pianto. Altro campo semantico importante è quello del suono, del rumore. Le campane, le urla, i gemiti. Ma abbiamo anche l'assenza di rumore, il silenzio funebre della strofa 5, senza tamburi né bande. I colori, infine, rappresentati soprattutto dalla luce nera del giorno e dal vessillo altrettanto nero dell'angoscia. Quindi più che i colori, l'assenza di colore, la prevalenza del nero. Una figura retorica particolarmente presente in questa poesia è quella dell'antitesi.
e rappresenta uno dei maggiori tratti caratteristici in generale di tutta la poetica di Baudelaire. Si parla al verso 1 del cielo basso e greve. Quindi qui si ha un contrasto tra l'idea del cielo, che è un elemento chiaramente che sta su, in alto, quindi normalmente associato a un'idea di immensità, infinito, ascensione, con due aggettivi come basso e greve, che al contrario indicano finitudine, decadimento, pesantezza, incapacità di muoversi. E qui ovviamente si rimanda al campo semantico della claustrofobia. Un'altra antitesi interessante è lo spirito che geme, dove si mette in contrasto l'idea dello spirito, cioè quella parte dell'uomo che è considerata la più elevata, la più divina e la più libera anche in un certo senso, con l'atto del gemere, che sottolinea una miserevole condizione da reietto. Infatti, più avanti, nella strofa 4, abbiamo di nuovo l'idea del lamento che viene assimilato a degli spiriti vaganti e senza patria. Una fortissima antitesi che troviamo al verso 4 è quella del giorno nero, perché il giorno chiaramente spesso ci dà l'idea, viene associato all'idea della luce, chiamandolo giorno nero se ne mette piuttosto in rilievo il contrasto assoluto. Infine, al verso 7 troviamo timida ala, che è pure in un certo senso un'antitesi, perché l'ala di solito è associata a un'idea di libertà, mentre il fatto di associarla all'aggettivo timida immediatamente riporta l'idea dell'impossibilità di fuggire e di liberarsi. Quindi cosa possiamo concludere da questa rapida analisi dei temi e delle figure retoriche principali e della struttura anche sintattica con cui è costruita la poesia? Allora, la struttura della poesia e il suo contenuto tematico si articolano in maniera tale da creare un ritmo molto particolare. Lento e pesante all'inizio, nelle strofe 1, 2, 3, che crea un clima di attesa e poi che improvvisamente esplode in maniera forte nella strofa 4. Infine, rallenta fino a diventare lentissimo nella strofa 5, tanto da ricordare uno schema di sonorità secondo l'alternanza piano-fortissimo-pianissimo che racconta un'esperienza drammatica vissuta interiormente e esteriormente. C'è un forte senso di costrizione in tutta la poesia. Tutto porta a mettere l'accento sull'idea della disperazione che è dovuta all'incapacità di liberarsi e respirare. Il poeta esprime in questo senso il dramma del proprio tedio, di quello spleen che gli impedisce di elevarsi, di toccare il lato divino della propria esistenza. Questa osservazione ci riconduce proprio alla concezione del poeta propria di Baudelaire. Per lui, infatti, il poeta è un uomo diverso dagli altri, al contempo benedetto e maledetto. Benedetto perché è capace di cogliere significati superiori, di elevarsi al cielo con la sua poesia, ma maledetto perché, nonostante il suo continuo anelito al divino, rimane pur sempre un uomo, facile preda dello spleen. Questa contraddizione della condizione del poeta è una costante nell'opera di Baudelaire, e qui la ritroviamo espressa, oltre che dall'intera poesia, anche dalla presenza delle frequenti antitesi. Ma se è vero che il poeta, da un lato, è un eletto nel bene e nel male, e che perciò la sua poesia esprime la propria intima condizione, non si può negare che lui rende universale la sua esperienza. Nella poesia, infatti, non soltanto il malessere personale dell'io invade l'intero universo, ma il poeta esprime esplicitamente il suo tentativo di legarsi agli altri uomini attraverso un vincolo di fratellanza, quando parla al verso 12 dei ragni che tendono le loro reti in fondo ai nostri cervelli. Lo stile e i contenuti della poesia di Baudelaire, che per noi non hanno niente di particolarmente scioccante, sono stati però all'epoca del poeta vittime di censure e incomprensioni. Ricordiamo che le Fleurs du Mal sono del 1857. Ma già a partire da questa poesia è possibile accorgersi della profonda originalità di Baudelaire rispetto alla letteratura precedente. Usando infatti parole basse e crude come coperchio, parlando di animali che normalmente sono associati a sentimenti di repulsione come il pipistrello, il popolo muto di infami ragni, usando quindi metafore altamente vivide, le campane che sbattono con furia, eccetera, Baudelaire è il primo poeta a mescolare al simbolismo della propria lirica un realismo crudo e volutamente scioccante.